Bentornati a SOS Arezzo TV. Sapete che l'avevamo annunciato che ci saremmo ancora occupati e basta. Non fare sempre queste polemiche, ragazzi. Burbero. Allora, sai che c'è qualcuno che protesta. Bisogna iniziare a protestare. Chi è qualcuno? Sei te? Chi protesta? No, sul messa non dei servizi. Prima ti ricordi? Ti ricordi prima com'era? No? Sì, ma io allora, sono troppo buono. Che fatica, io. Ragazzi. Allora, ricominciamo. Avevamo detto che ci saremmo occupati di nuovo di edilizia pubblica dopo il caso al momento felicemente risolto del Gattolino, dove abbiamo seguito questo cantiere interrotto e poi per fortuna ripartito. Abbiamo trovato tra l'altro una signora, tu non c'eri, ma una signora eccezionale la scorsa volta, veramente, guarda, la vorrei riportare in trasmissione. L'hai conquistata? No, lei ha conquistato noi, veramente. Comunque, detto questo, che ha detto? Fammelo sapere, non l'ho visto. Sei distratto. A Palazzo del Pero ci è stato segnalato che guarda che bei edifici qui che ci sono, con tanto di antenna parabolica, pannelli solari, realizzazione che è stata fatta da Arezzo Casa, poi il comune, qui c'è il cartello, doveva fare le opere di urbanizzazione che risulterebbero completate, che dovevano finire a febbraio, sembra queste opere di urbanizzazione che siano completate, crediamo, e però insomma sostanzialmente sappiamo che Arezzo Casa insomma ci dice ma perché noi questi edifici ormai li abbiamo realizzati da tempo e non vengono assegnati? Bisogna chiedere al Comune d'Arezzo perché. Quale problema ci sarà? Ma sicuramente ci sarà fare il collaudo delle opere. Ma quanto ci vuole? Qui la gente aspetta, ragazzi, c'è la gente in attesa. Domenica sono stata Amatrice, lo sai? Sì. Per l'appunto ho incontrato il sindaco davanti alle macerie che aveva sicuramente un po' di mal di stomaco. E infatti mi ha detto che ancora non si è mosso quasi niente, le casine non sono state consegnate, sono 25 batte, tutti gli altri sono da mettere ancora da finire e così via. Questa è la burocrazia italiana. E voi politici, quello che ti pare, diamogli la colpa, ma questa è la burocrazia italiana. Qui finché tutti i tecnici non firmano quello che devono firmare, le case non vengono assegnate. Cioè, tu guarda, questa è una bellissima realizzazione questa. Io vorrei dire a quel consigliere comunale che tu sai, che ha sbraitato tanto per quanto riguarda il Gattolino, che venga anche al Palazzo del Pero e ci dica perché qui non viene aperto, visto che le case sono ultimate, visto che la gente ha bisogno di alloggi, questi sono anche belli, sembra, almeno dall'aspetto sembrano molto belli, perché qui il Comune d'Arezzo non dà l'ok per l'assegnazione di questi beni? Quanto ci vorrà ancora? Perché poi dopo i collaudi spero che le graduatorie le abbiano fatte, perché se devono fare anche le graduatorie. Sembra che insomma effettivamente sia un problema di collaudi, sembra, perché mentre parlavi mi è arrivato un sms, capito. Sembra che sia un problema di collaudi. Lo sapevo. E ora adesso i tecnici... Ma quanto ci vuole a fare sti collaudi? Quando gli gira tecnici. Ma sicuramente c'è da aspettare anche un poco, perché se aspettano per verificare che le piante attecchiscano ci vuole un anno. Vabbè ragazzi, la gente attecchisce se c'è la casa. Purtroppo è così, ci vuole tempo, tempo e tanta pazienza. Purtroppo sì, aspettiamo che ci entri dentro questa qualcuno. Questa è la burocrazia. Aspettiamo che entrano. Che rompano tutto. Aspettiamo. Tra l'altro vedi, c'è i pannelli solari, le parabole, tutto. Il parco giochi per i bimbi, c'è tutto, basta. I parcheggi là dietro, veramente bellina questa cosa. Tra l'altro sono diverse, quanti sono? Guarda, non so quanto saranno. Dovrebbero essere tre a piano sicuramente. Perché altrimenti non ha senso parlare di liste d'attesa, di vogliamo dare una risposta sociale, bisogna muovere. Cioè, sono di più perché sono di qua e di là sicuramente. Sì. Cioè, capito? La gente non può aspettare che queste cose. La gente si è rotta le scatole di vedere questi tempi burocratici così lunghi. Nel pubblico però purtroppo è così. No, anche perché ora qui è andato tutto bene, però sì, altri cantieri pubblici e poi succede che l'impresa fallisce e si interrompe, poi deve subentrarne un'altra o rifare il bando, qui già i lavori si prolungano. Come è successo al Gattolino, che prende i lavori, vengono rimasto il 25%, che ci rimette in sacco di soldi e poi dopo chiude e fallisce. E anche lì insomma una squadra è tornata al lavoro e ci sarà un tavolo tecnico, quindi ancora la questione è risolta, ma insomma la seguiremo per capire gli sviluppi. Qui è andato tutto bene, ha fatto queste bellissime case e adesso qual è il problema? È veramente incredibile. È così. Purtroppo l'Italia è questa, non c'entra a fare. Bene.
sembrano, no, quasi senza parole, siamo senza parole. Sembrano quasi alberghi, bello veramente. Siamo senza parole, sia perché sono fatte da esternamente, sono fatte veramente bene, in secondo luogo perché ancora sono queste condizioni, nessuno ne dà, e perché la burocrazia in Italia è questa. Vabbè, a domani, ciao.